Eccoci qua di nuovo in diretta, Rino Tommasi, buonasera. Di nuovo, eccoci. Intanto Rino, qual è stato secondo te l'allenatore che in questa stagione ha fatto ha centrato l'impresa più grande? Carlo Zappa citava prima Colantuono. Avrei detto Colantuono. A parte Zeman, naturalmente, che seppure in un altro campionato, quello di Serie B, però... Non è facile, Per esempio, c'è anche Di Matteo. Colantuono è riuscito a non far pesare i 6 punti di handicap e quindi non era un'impresa facile, insomma. Poi c'è per esempio anche Di Matteo, che ha preso un Chelsea dove la qualificazione sembrava compromessa contro il Napoli. Dopo il 3-1 dell'andata ha vinto due gol. Io conosco meno la situazione, quindi mi è un po' più difficile misurare i meriti dei vari allenatori. Mazzarri, Rino, che può vantarsi di aver battuto 3-1 con il suo Napoli, chiaramente, i campioni d'Europa, ha battuto la Juventus campione d'Italia. Insomma, Mazzarri non mi convince del tutto sotto certi aspetti, sicuramente è bravo. Sicuramente è bravo, però ci sono alcuni aspetti del carattere che non elegante, diciamo. Non è il massimo, ecco. Non è il mio allenatore preferito, ecco. Mentre tra i flop, Rino, perché io penso che tra i flop, invece, tra i fallimenti, io penso che Villas Boas, guardando la partita sabato sera, insomma, qualche cosa. Penso Ancelotti, che ha preso il Paris Saint-Germain stramiliardario da primo in classifica, dove hanno esonerato il presidente, è riuscito ad arrivare secondo. Ma sai, queste operazioni qui, uno come Ancelotti sfrutta il suo nome, naturalmente il prestigio che ha acquisito, e accetta anche delle panchine anche se non lo convincono completamente. Almeno questo è il mio pensiero. Chi ha fatto il fallimento più grosso in quest'anno, Rino, a tuo modo di vedere? Ah, lo stesso Ancelotti. Ancelotti, andiamo a vedere il club nel quale ha operato e i risultati, insomma, non è andato bene. Ecco, anche la concorrenza, non è stata, cioè il Montpellier non è l'Olympique Marsiglia dei tempi d'oro. No, tutt'altro. Tutt'altro. Senti Rino, invece si chiudono gli internazionali, vince la Sharapova, a parte a mente non ricordo mai una partita interrotta su 6-6 nel terzo set al tie break. Una finale poi. Ce ne sono state tante, perché sai, quando arriva la pioggia non c'è niente da fare. Nel tennis quando piove non è che puoi continuare, che non è il calcio. È tornato Nadal, Rino? Com'è? È tornato Nadal? È tornato. Direi che la partita di oggi è stata un po'... strana. Come ambiente era una partita un po' strana, perché i due giocatori, tra l'altro, si sono trovati ad affrontarsi sulla distanza del 2-3, non del 3-5, che è la distanza classica delle grandi finali. E quindi tutti e due si sono sentiti come trasportati in un teatro minore, anziché essere protagonisti invece di un torneo importante. Considera che tra qualche settimana questi due signori si troveranno di fronte al Roland Garros, a Wimbledon, alle Olimpiadi e all'Open degli Stati Uniti. E quindi tutto sommato, quando tu giochi sapendo che hai tante altre prove, diciamo, di rimpiazzo, se vuoi, vero? E poi meno importanti di quella che stai giocando, o più importanti di quella che stai giocando, la situazione viene un pochino falsata, ecco. Vedi, questo è quello che complimenti al doppio Errani Vinci, Sì, complimenti, hanno giocato bene, sono state brave, però non ci montiamo la testa, ecco. Alle Olimpiadi possono fare possono portare medaglie alle Olimpiadi. Com'è? Possono può portare medaglie, ma io non sono sicuro che la prendiamo quella medaglia. Beh, nel doppio però non vedo. Beh, oddio, le sorelle Williams, No, ma non è vero che se si mettono d'accordo, se si mettono se d'accordo. Va... Però loro sono sempre andate d'accordo. Cioè, se hanno voglia di giocare, non ce n'è per nessuno. Però Rino, scusa, tu lo sai meglio di me, non è detto che se sei un grandissimo singolarista puoi fare bene. Allora hanno vinto tanto. Caso delle Williams, le Williams giocano bene in singolare, in triplo, quello che vuoi. E il terzo gli sarebbe anche per la dimensione il che triplo hanno. Il terzo gli sarebbe, però le due sorelle poi com'è? Il terzo
No, ma ti dico che la, che le Williams, insomma, se giocano vincono. Vabbè, sì, quindi, con tutto il rispetto delle nostre, dobbiamo sperare che non giochino, ecco. E come mai Fede l'altra sera con Djokovic male, Rino? Beh, mica tanto male, è che l'altro ormai gli è montato in testa, cioè ormai si è tolto ogni complesso e... Però ultimamente Federer vuole mettere in difficoltà Djokovic. Ma Federer ha più classe di tutti, però intanto gli anni passano. E quindi è quello che poi ha dalla sua parte il pubblico, però il pubblico non è che gioca, il pubblico non è che ti fa fare i punti. Quindi no, ma voglio dire, Federer speriamo che duri, ecco, speriamo che duri il più possibile, perché è sempre un bel vedere, è sempre un grande protagonista. Io mi auguro, purtroppo, se rimangono solo due al vertice, il tennis perde qualche cosa, insomma, perché se hai solo due alternative, perché l'inglese è in ritardo, non riesce ad agganciarli. E allora Murray, gli altri, Del Potro, ma non è scozzese, Murray? Potenzialmente è uno che, se gioca bene, può battere tutti, però lo ha fatto una volta sola. Mi dico, ma non è scozzese, Murray? Com'è? Non è scozzese, Murray? Sì, è scozzese, sì. Però insomma, britannico. Tennisticamente gli inglesi hanno una sola federazione, curiosamente, nel tennis non c'è una federazione scozzese, la Scozia non gioca in Coppa Davis, ecco. Sai che stavo pensando? Che è una cosa curiosissima, perché nello sport in britannico ci sono degli sport dove sono in quattro i paesi, come nel calcio per esempio, e ci sono degli altri sport invece in cui corrono da soli. Rino, stavo pensando a una cosa: l'anno prossimo, con la promozione in Serie A del Toro, adesso salvo drammi che in questo momento non sono ipotizzabili, ma sarà la prima volta che una città avrà due squadre in Serie A con due stadi, perché il Torino adesso gioca all'Olimpico e la Juventus, che è un po' il modello inglese, è un unico in Italia, no? Mi sbaglio? Sì. Beh, oddio, c'è stato un certo periodo, io mi ricordo perfettamente quando ero più giovane, che il Torino giocava al Philadelphia. Uh-huh. Il Torino giocava al Philadelphia e la Juventus giocava al Comunale. Ah, ecco, vedi, infatti adesso mi domandavo, comunque è sempre Torino, un po' l'obelico del mondo. Beh, lì non mi posso ricordare. Mica è una colpa, No, quello... No, vedi, questa è la... No, il Torino giocava al Philadelphia. Non è la prima volta, Al Philadelphia e la Juventus al Comunale, che poi sarebbe la cosa giusta avere uno stadio, certo. Però in una di queste, cioè le città che possono permettersi più di una squadra devono potersi permettere più di uno stadio, ecco, mettiamola così. Giusto. Tanto Mihajlovic, commissario tecnico della Serbia, del resto ha fatto bene ultimamente. Fatto bene con la Fiorentina, insomma, mi sembra un giusto premio. In ultimo, Rino, ti chiedono che cosa ne pensi dei fischi all'inno nazionale, alla cantante Risa, insomma, non è stato facile. Siamo un brutto paese che ci comporta, si comporta queste cose male. Succedono solo da noi, purtroppo. È vero. Di più francamente non voglio dire, anche perché non mi compete, eccetera, però sono brutte cose, ecco. Va bene. Perché poi a che scopo? Che cosa, cioè non è che c'è un bersaglio, che c'è qualcosa da colpire, no? Non c'è la stupidità vuota, proprio, molto brutto, via. Va bene, maestro, noi ti ringraziamo per oggi, ci diamo appuntamento a domani. Va bene, ciao, Rino, buonasera. Rino Tommasi. Ciao.